Pronte, via. Fai pure te, ciao insieme a me. Ciao. Benvenuti in questo video. Oggi sono qui con la mia amichetta Valeria, che sicuramente, se avete visto il video vlog, già conoscete. E andremo a realizzare un famosissimo video tag, che è il Blindfolded Makeup Challenge. Spero che lo dico bene. Oggi siamo particolarmente bianchissime e soprattutto struccatissime, aggiungerei. E questo video sarà diviso in due parti. Nella prima io truccherò Valeria e nella seconda Valeria truccherà me. Quindi, se vi volete divertire, restate con noi e vedete che cosa combiniamo. Vai. Vado, Giulia. Oddio, che ride. Aspetta che adesso ti tiro pure di Vai. Mi giro. Come la senti? Ah, stretta. Tipo okay. Il cervello è uscito fuori da sopra. Oddio, ora era una maschera Halloween. Com'è? È stranissimo. Allora, ci sei? C'è questo. Quante... Aspetta che te li tolgo. Vai. Questi li mettiamo. Ma sì, spingiamo anche gli occhi. Certo, non servono, male. Allora, quante sono, Giulia? 17. Beh, Giulia non ci allora, vede. Non vedo niente. La cosa bella è che noi qui abbiamo messo tre fondotinta. Non di, l'aiuto di tre io. Colori diversi. Non riesco neanche a trovarli. Eccoli. Bene, li ha presi. Li sta mischiando. Solo che io prendo quello in mezzo, che non so neanche che colore. Bene. E qui ci dovrebbe essere una spugnetta. Ecco, una spugnetta. Mettiamo, ci sto nell'inquadratura. Sì. Mettiamo un po' di fondotinta direttamente qui. Nuovo metodo. E poi, e poi lo mettiamo sul viso di Valeria. Un po' qui. Sempre mi raccomando, sfumare dal centro verso il lato della faccia. La mia fronte la trovi subito, Giulia. Mettere un po' anche qui, mi raccomando, sfumatela un bene po'. Anche viso. Questa era proprio di sfumata cancellaggio. Che gesto. Ne mettiamo okay. Un altro po' perché vogliamo un effetto super coprente qui. E poi per omogenizzare tutto quanto lo mettiamo anche un po' sulle labbra, così quando mettiamo quelli erano i denti, Giulia, se mi avvisavi prima. Io sono Dio. Poi, visto che dobbiamo sbalmare un po' il mondo di che pratica è questa? Non ti ho messo il primer. Ok, adesso ruota di correttori Kryolan. Oh, allora, cioè, questa è proprio una roulette russa, cioè nel senso che adesso non sai quale ne... Allora, adesso so che quello al centro, se non riesco a trovare, è quello un po' più arancione, perché è quello che... E lo mettiamo con le dita, perché il polpastrello riscalda bene. Io non so se aiutarla guardando verso il chiudendo, serrando il mio occhio. No, il correttore. Prima va l'arancione e poi un colore illuminante. Se avete visto anche il video su come correggere le occhiaie e come usare il color correcting, sicuramente lo sapete. E poi prendiamo il giallo, che credo sia questo. Aspetta, girate, no, non vedo. Ok, credo sia questo qui. E andiamo. Beh. Dove sei? Ad illuminare. Aspetta, dov'è la spugnetta? Con la punta della spugnetta prendiamo il giallo e andiamo a illuminare la V sopra lo zigomo. Giulia, oltre ad aver perso la vista, anche la grazia dei movimenti, assicuro io, che di solito è molto delicata, oggi cioè praticamente mi sta piallando la faccia. Poi ne mettiamo un po' anche al centro della fronte, sì. Sul naso per illuminare e... è il mento. E sul mento. Bene. Ok, adesso dovremmo aver ottenuto un effetto molto omogeneo della nostra. Beh, dire che omogeneo è il termine esatto. Poi prendo un po' di polvere di riso con un pennello abbastanza grande, ampio. E prendiamo, oh, forse non passa tanto. Io non fanno. Un po' di cipria. Sto per morire, ve lo dico. Trattieni il respiro. Sì, è necessario. E la mettiamo al centro del viso soprattutto. Battiamo sempre bene prima. Dove sei? Beh. Un po'
sotto l'occhio per fissare il correttore. Che aveva bisogno dall'altra parte. Non abbiamo preso le matite per le sopracciglia. Ah, io vero, lo so, importantissimo. Dov'è. E tu lo farai bendata? Lo so dov'è, lo farò anche bendata. Nel mio cassettino di plexiglass. Magica, guarda, presa. Fantastica. Allora, prima dobbiamo pettinare tutte le sopracciglia all'insù. Le sopracciglia all'insù. Bene. Poi invece con l'altra parte le ridisegniamo. Ok. Concentratissima. Allora. Prima facciamo l'arco. Che è la parte... Bellissima! Bene! Vai, okay. Anche l'altro naturalmente. Visto che abbiamo due sopracciglia... Disegniamo anche l'altro e andiamo a prendere, facciamo qualcosa di color, tipo uno smoky colorato. Assolutamente, oggi. Sì. Quindi prima prendo la mia palette di Kryolan, che è un bel con un bel pennellone ampio. Vuole quello, eccolo, perfetto. È di MAC, gira, gira. Sì, 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 ok. Ok, allora... So che qui ci dovrebbe essere una sorta di marroncino caldo. Brava. Non so neanche se l'ho fatto vedere. Sì. E lo prendo un po' con il pennello. Tengo io questa. E lo metto nella piega dell'occhio come colore di transizione tra palpebra mobile e palpebra fissa. Ok, allora... È l'ok fin quando ha finito che mi preoccupa sempre. Ecco, questo pennello, con questo pennello prendiamo un colore chiaro che dovrebbe essere dalla parte opposta della palette. Ce l'ha fatta. E lo mettiamo sotto il sopracciglio per andare ad illuminare. Ok. Poi, dov'è la mia electric? Eccola qui. Prendiamo bene. Un azzurrino, mm-hmm. Che dovrebbe essere uno di questi qui sopra, credo. E lo mettiamo su tutta la palpebra mobile, dall'angolo interno fino all'angolo esterno. Aspetta, te la tengo. C'ho sempre paura che gli ombretti quando cadono. Mi raccomando, pressate, perché se no rischiamo che il pigmento cada sulla zona delle occhiaie. E non lo vogliamo assolutamente. Vado a rovinare la nostra base. Adesso credo che abbiamo un colore abbastanza omogeneo su tutto. Omogeneo è proprio il termine esatto. Sto piangendo. Non mi rovinare. No, solo no, no. Vai. Secondo me sto facendo, dai, abbastanza. No, pensavo bene. Peggio. Vogliamo ripetere la tecnica, Giulia? Sì, vai. Dobbiamo pressare dall'angolo esterno fino all'angolo interno e poi dobbiamo prendere un pennello da sfumatura leggermente più preciso del precedente, tipo questo, credo. Fai vedere che colore sto prendendo. Io mi ricordo che lì in fondo c'è un blu scuro. Mm-hmm. Io non dico niente, eh. Dov'è? Faccio continuare a te. Te la poggio, ok. Qua. Andiamo ad intensificare, dicevamo, sì. Tutto l'angolo sì. Esterno. Che a me sembra che lì ci sia un blu scuro, poi il viola e il fucsia. Credo. Non dico niente. Ok. Soprattutto io devo fare molta attenzione quando Giulia si avvicina col pennello a chiudere automaticamente l'occhio, perché sennò...
Allora, adesso dobbiamo prendere un pennello più piccolino perché dobbiamo fare la parte sotto. Precisa. Precisa. Dov'è la mia valette? Scusate, l'ho chiusa. Allora. Si fa così, Valeria. Prendiamo lo stesso colore scuro che abbiamo usato sopra. Guarda su. Aiuto. No, scherzo, chiudi l'occhio. Chiudo, ok. E lo mettiamo nella parte sotto e la congiungiamo nell'angolo esterno con la parte superiore in modo da andare a congiungere la sfumatura della parte sopra con la parte inferiore dell'occhio. Bene. È l'altro questo? Sì. Poi prendiamo con il dito. Mi sembra che qui sopra ci sia il colore quello sbriluccicoso. Devo rispondere? No, non devi rispondere. Non devo rispondere. Mi sembra che sta di... Sì, è questo quello sbriluccicoso. Con il polpastrello e per dare un po' di luce lo mettiamo al centro dell'occhio. Potete farlo tranquillamente con il polpastrello perché almeno prendete un po' più di pigmento rispetto magari al pennello, visto che è un colore glitterato, giusto Valeria? Sì. Ok, allora con gli occhi, con gli ombretti abbiamo finito, adesso... Chiudo allora, Sì, devo trovare... Questo è l'eyeliner, quindi prendo con la punta del pennello il mio eyeliner e io faccio... Chiudo! E faccio una bella riga di eyeliner grafico... Precisa! Precisissima! E poi... Facciamo una bella codina per alzare l'occhio. Dov'è? Dall'angolo esterno verso la punta del sopracciglio. E poi torniamo indietro per collegare la codina con il resto dell'eyeliner. Io sono concentratissima. Ti vedo. Dai, non fare così, secondo la mia testa sto facendo tipo troppo bene. Codina. La codina dall'angolo esterno all'infuori. Ok. Aiutami a prendere il tappo di questo. Il tappo te lo metto io perché sì. Sennò questo lo buttiamo. Esatto. Ok, questo è pronto. Ah, ho infilato l'unghia in qualche cosa. Era il mio occhio. No. Era il correttore. Te lo chiudo pure questo, Giulia, che sono in crema. Allora, adesso mettiamo un po' di mascara prima di applicare le ciglia. Io faccio più danni. Te devi essere prendata. Ma non ci facciamo caso. Allora, aiuto, che faccio? Chiudo? Sì. Dovete metterlo proprio dalla base delle ciglia fino alle punte. Questo l'ho messo bene, dai. Guarda, non mi vedo, ma sento che vai bene. Dici? Oddio, sì, anche perché poi... Cioè, però non mi hai detto che comprendeva anche un cazzotto sto video. Se vi dovesse capitare di sporcarvi, l'importante è aspettare che si asciuga. Questo è vero. Lo togliete. Però nel nostro caso non ci siamo sporcate, quindi no, non fa niente. Assolutamente. Io direi di passare alle ciglia finte. Dici subito? O prima un po' di contouring? No, okay. Ciglia finte. Ciglia finte. Allora, ciglia finte metto queste che sono credo le Demi Wispies. Demi Wispies, yes. Con un po' di colla duo bisogna mettere uno strato finissimo di colla. Valeria, perché ridi così? Di colla su tutta la banda. L'importante è non metterne troppa perché sennò poi non si sennò poi hai buttato una ciglia in poche parole. Ora dobbiamo aspettare un attimino che la colla faccia presa per... Oddio, ma che c'ho qua sulle mani? Perché sennò non fa presa su quando la andiamo ad attaccare. Poi vado, facciamo guardare verso il basso alla nostra cliente, in questo caso
la nostra cliente terrà l'occhio chiuso per sicurezza. E l'attacchiamo proprio alla base delle nostre ciglia naturali, in modo che siano mimetizzate il più possibile. Ma l'ho attaccato o sto cascando? Non lo so. Lo attaccate? Sì. Sempre poca cosa. È già uscita. Un po' di colla su tutta la banda. Oddio, mi sta colla su tutte le dita, ma... Io spero che tu abbia la vaga sensazione di quello che tu hai combinato adesso. Cioè, almeno una vaga. Oddio, ma qua senti quanta colla! Fai vedere Gio perché merita. Mai vista una cosa del genere. Poca colla, ragazze. Mi raccomando. Vado, sempre... dai, chiudo. E... attacchiamo. Ok. Attaccato? Sì. No, ti giuro, nella mia testa sto facendo abbastanza bene. Non è giusto che sia così. Allora, l'eyeliner penso che è quello che mi è venuto peggio di tutti. Ma oh, guarda giù che dire alla fine. Perché ci sono cose secondo me. Secondo me le ciglia finte, dai, lo so, magari saranno piene di colla perché ho le dita tutte incollate, però secondo attaccate me... attaccate bene. Più o meno. Sì. Ok, vai. Allora, adesso dobbiamo dare l'effetto abbronzato al viso con la nostra terra. Che se riesco a capire dove si come apre. Si apre. Prendiamo un pennello abbastanza ampio. E con la terra dobbiamo dare l'effetto abbronzato, quindi sulla fronte all'attaccatura dei capelli. Mi raccomando, prendetene poca alla volta in modo che si sfumi bene. Mettiamo un pizzico anche sul naso. E poi scolpiamo leggermente e diamo l'effetto abbronzato, diciamo, da sotto lo zigomo, sfumando il prodotto verso l'alto. Tu pensi sia facile che ti stai trattenendo? Tu che lo sentivi tu. Vero che toccavi lo zigo? Beh, io penso l'unica cosa che mi torna in questo momento è l'effetto abbronzato, perché ne avevo realmente bisogno. E poi per unire il colore del viso con quello del collo sfumiamo anche un po' di terra verso il collo. Ok, ora prendiamo un pennello da contouring, comunque che sia più preciso, e prendiamo la palettina di MAC che ho riempito io, e ci dovrebbe essere una cialdina che dovrebbe essere questa qui, che l'ho riempita ieri. Bene, ti ricordi la posizione? Che è taupe di MAC. E andiamo a scolpire leggermente... dov'è? Il viso. Lo mettiamo sempre un po' l'attaccatura dei capelli, perché Vale come me è dotata di una bella fronte. Sì, noi siamo molto intelligenti, da come si evince in questo video, veramente. È che serviva spazio al cervello, ecco perché. Poi sentiamo dov'è l'osso zigomatico, sarà questo qui, e lo mettiamo sotto. E poi scolpiamo anche leggermente la mandibola. Ma io direi anche il naso, Giulia, che questa inquadratura non è che proprio... Ne mettiamo un pizzico sul naso sotto e leggermente ai lati, proprio appena appena, perché sennò diventa... Oddio! Ti ho infilato l'unghia nell'occhio! Ti ho fatto male! No, Giù, perché in realtà non era l'occhio! Come non era l'occhio? E dopo vedrai! Che cos'era? È dove tu hai disegnato l'occhio, ma in realtà non è lì. Ah. Oddio, adesso sto anche lacrimando. Ok, prendo un blush, mi sembra che sia Melba di MAC questo. Vabbè, ma non sei troppo precisa. Iso, vabbè, l'ho messo ieri a posto, se non mi ricordavo. E lo mettiamo sugli zigomi. Mi raccomando, ma che pennello è questo?
Però penso che era quello che in realtà volevi prendere. Non te lo dico qual è, però secondo me, conoscendoti. Allora, fai un sorriso, possiamo individuare qui le, come si dice in italiano, apples of the cheek, la gota. Gota, brava. La mettiamo un po' qui e lo sfumiamo verso fuori, sempre poco alla volta, in modo che non si faccia, non si chiazzi il prodotto, ecco, non mi veniva. A questo punto possiamo prendere un illuminante, perché la luce ci vuole. Esatto, dobbiamo risplendere con il nostro trucco fantastico. E lo mettiamo qui sullo zigomo. Hai scelto che colore di rossetto vuoi? Sì. Visto che siamo in autunno, metterò un bel rosso scuro. Bene. Io ho scelto viola. Mettiamo un po' anche sotto il sopracciglio per andare ad illuminare. Dove? Dove ce l'hai il sopracciglio? Che io poi in realtà non le ho le sopracciglia. Dove sei, Vale? Non ti trovo, ecco. E lo stesso colore anche per fare il punto luce nell'angolo interno dell'occhio. Ok. Allora, mettiamo un rossetto rosso. Qual è la matita rossa? Allora, non ci sei neanche vicino. Oh, ok. Allora, ambravacci cicco con questa. Una matita rossa. Dobbiamo fare, allora andrò a riempirti un po' le labbra in modo che diventino un po' più carnose. Facciamo prima l'arco di Cupido, poi facciamo una riga leggermente abbombata verso l'esterno. E poi nella parte sotto. Poi prendiamo un bel rossetto rosso, io userò quello di Nabla, che brava, si chiama, non mi ricordo, Domina, e lo mettiamo su tutte le labbra. Profumano questi rossetti, sì. Il primo di Nabla che provo, non l'avevo mai provati, profumano. Ho finito. E allora, ciglia finte le abbiamo messe, blush abbiamo finito. Ora adesso dai. Giulia ha detto che era stata molto allora, le tue aspettative prima di sbendarti, forza. No, a parte gli scherzi, secondo me non ho fatto troppo male, giusto con l'eyeliner. Secondo me l'ombretto non l'ho messo troppo fuori dall'occhio. Allora, sbendo Giulia. Vado, Ah, oddio, non vedo niente. Oddio, cioè, io spero che loro vedano dove è attaccata questa ciglia. Cioè, praticamente è attaccata su un pelo della mia. Cioè, guarda. Non ce la faccio neanche a chiuderlo perché mi tira il pelo attaccato qua. Cioè, quindi io questa me la sento tipo lissata, non lo so. Un pochino di Fallout. Puoi vedere cosa hai combinato la palette. Che cosa? Io ve la devo far vedere. No! Cioè, poverina, poverina. Io non so se si capisce la gravità. Guarda, giù un capello. Ma guarda soprattutto l'illuminante. No, guarda sta ciglia, è troppo. Cioè, lo vedono loro bene da là. Adesso facciamo. Oddio, ma guarda. Io mi metto così. Oddio, il rossetto, pensavo la mettevo come. Perché se io con le ditino lei prendeva i margini. Questo è. No, vabbè. Il look è finito.
le sopracciglia non si so disegnare. Per niente. Per niente, giù, ma vi ho fatto due segni qui. Sono andati che via. Però con gli ombretti sono andati proprio via. Ombretto sul mento, questo è appunto ma luce. Che male. Ma poi il bello è stato quando tu eri convinta ad aver preso il blu, in realtà c'era l'arancione, io volevo morire. E poi si è ripresa alla fine buttando il blu che... Però cioè lei in realtà sì. Era convinta fosse un altro colore. Tu hai preso l'arancia all'inizio, invece di prendere questo sei andata. Infatti mi hai fatto solo di qua arancione, di qua tutta blu perché allora, ma questa è favolosa. Questa è stupenda. Io direi il close up. Facciamo il close up, vale. Cioè, praticamente questa ciglia, io non so se si vede, ma l'ho attaccata così sotto sopra. Cioè, perché nella piega ma l'ho incastrata. Ti giuro, ero convinta perché quest'altra... Sì, però quella già si è andata un po' più vicina alla rima. Io questa, guarda, chiudi. Questa l'ha proprio fallata. Ero convinta di averle almeno attaccate no, vicine. No, perché tu l'hai attaccata pure bene nella piega. Se solo fosse stata una rima ciliare. Questo è il tutorial finito. Io spero tanto che il video vi abbia tenuto compagnia e vi abbia almeno fatto ridere. Se volete ci siamo divertite. Sì, tantissimo. Se volete vedere Valeria che trucca me e vedere che cosa esce fuori, vi lasciamo il video qui cliccabile. Andate a vedere che cosa abbiamo combinato. Così. E così. Mi raccomando, non dimenticatevi di lasciarmi un bel pollice in su e di iscrivervi al canale e ci vediamo prestissimo in un nuovo video. Ciao! Mua!